Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo nell'alta valle del Potenza, più precisamente nel comune di Fiuminata. Siamo venuti a fare un'escursione molto semplice, adatta a tutta la famiglia, con partenza da Fonte del Piscio fino ad arrivare alla cima del Monte Vermenone. Per riscendere poi passeremo all'interno di una splendida faggeta per chiudere un anello. Ci troviamo qui ad un'altitudine di 1025 metri circa. Arriveremo alla cima del Monte Vermenone a 1364 metri, pertanto un dislivello di circa 350 metri. La Fonte del Piscio, chiamata in dialetto Fonte del Lupiscio, è un'area picnic recintata attrezzata. Troverete dei tavolini dove poter mangiare, una fonte di acqua sorgiva e due caminetti in cui è possibile accendere il fuoco. Per raggiungere la Fonte del Piscio bisogna prendere la provinciale che collega Piorago con Fiuminata. Arrivati alla frazione Pontile di Fiuminata bisogna girare appunto verso questa località, proseguire per 6 km nella strada che sale verso la montagna. Devo dirvi che la strada non è messa molto bene, però si fa tranquillamente. Dopo circa 6 km appunto si giungerà alla Fonte del Piscio, dove è possibile parcheggiare l'auto. Prima di iniziare il percorso, volevo ricordarvi di mettere un bel mi piace a questo video, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina per ricevere le notifiche dei video futuri. Potete seguirci anche su Instagram e su Facebook, sempre come Lavoro per Viaggiare, oppure sul nostro blog lavoroperviaggiare.com. Ed ora via con la sigla! Eccoci qua di partenza per questo trekking. La prima parte del percorso coincide con la strada da dove siamo venuti, perciò si torna indietro dalla Fonte del Piscio fino ad intersecare di nuovo la strada. A quel punto si continua in salita per qualche centinaia di metri. Dopo qualche centinaia di metri, in prossimità di un curvone verso destra, trovate un sentiero che sale sulla sinistra con indicazioni Monte Vermenone. Dobbiamo prendere quindi questo sentiero. Questo primo pezzo sui prati è dritta per dritta, bisogna arrivare alle antenne dei ripetitori. Qui il paesaggio è davvero stupendo, vi do un'anteprima prima di arrivare alla cima del Vermenone. Arrivati a questo punto, bisogna raggiungere la cima del Monte Vermenone. Perciò piccolo tratto in discesa e poi di nuovo una bella salita. Oggi ci sono anche i cavalli al pascolo. Se venite nella bella stagione, troverete sicuramente anche le mucche. Anche quassù siamo riusciti a trovare dell'immondizia. Abbiamo trovato una bottiglia di spumante. Arrivati a questo punto lo stradone prosegue in direzione Sefro. Noi invece lasciamo la strada e prendiamo il sentiero per la cima del Monte Vermenone.
Eravamo così contenti di andare a vedere i cavalli, ma non ce la saremmo mai aspettata una cosa del genere. Un piccolo puledro è morto, non è neanche stato attaccato da animali, probabilmente è morte naturale. Ancora un ultimo sforzo e siamo quasi arrivati in cima al Monte Vermenone. Vai moglie! Finalmente ho trovato un posto un po' riparato dal vento, altrimenti non potevo fare le riprese. Come avete visto, siamo arrivati in cima al Monte Vermenone. Per riscendere è bastato passare lungo i prati fino a rintracciare la strada bianca che si vedeva in basso a destra. Una volta raggiunta la strada, bisogna tornare indietro in discesa in direzione nord e poi entrare all'interno di una faggeta. Dopo qualche centinaia di metri si giungerà a un incrocio segnalata come la Fonte del Piscio, che in 20 minuti ci farà tornare al punto di partenza. Per questo percorso ho attivato anche la traccia GPS per farvi vedere un pochino meglio il sentiero. Ho visto però che all'inizio la partenza dalla Fonte del Piscio evidentemente non riusciva a prendermi bene il segnale. La traccia GPS ha creato uno zig zag di circa 3 km, pertanto non tenetene conto. Qui il sentiero è ben evidente ed è impossibile perdersi. Lo abbiamo fatto anche quest'inverno con la neve, perciò nessun problema. Dovete solo fare attenzione perché il terreno è un po' scivoloso e ci sono delle pietre nascoste sotto le foglie. I suoni della natura. Dopo circa 15-20 minuti di cammino all'interno di questa splendida faggeta, abbiamo intersecato un altro stradone carrabile. Una volta giunti giù, bisogna girare a destra. Da qui altri 5 minuti e saremo alla Fonte del Piscio. Lo stradone che stiamo percorrendo proviene da Castello di Fiuminata, perciò si può raggiungere la Fonte del Piscio anche da quest'altro versante. Onestamente non conosco le condizioni dello sterrato, semmai informatevi prima. Iniziamo subito a vedere la staccionata che delimita l'area della Fonte del Piscio. Possiamo decidere a questo punto di fare un sentierino che taglia giù e raggiunge direttamente il rifugio della Fonte del Piscio, oppure continuare la strada e rintracciare la strada asfaltata per ritornare l'ultimo pezzo da dove siamo venuti. Una volta avvistata la staccionata potete decidere se costeggiarla e trovare un punto d'ingresso, altrimenti fate tutto il giro e entrate da dove siamo arrivati. Io ho preferito passare sopra e ho trovato l'ingresso vicino al rifugio.
che vedete alle mie spalle è il rifugio della Fonte del Piscio. È stato ristrutturato nel 2013 a cura dell'Associazione Valle Aperta di Fiuminata. Il gruppo di piante di faggio sotto la cui ombra fu costruito il manufatto è oggi riconosciuto dalla Regione Marche come formazione vegetale monumentale delle Marche. Si prega pertanto di rispettare questo sito e tutto l'ambiente circostante. Avrei voluto concludere il video fuori all'aria aperta, ma purtroppo tira troppo vento e sono costretto a salutarvi dalla macchina. Alla fine abbiamo percorso 6 km nell'arco di 2 ore e 45 minuti. Ce la siamo presa davvero comoda, abbiamo fatto diverse foto e il video naturalmente. Il percorso è impegnativo nel primo tratto perché bisogna fare 350 metri di dislivello tutti insieme. Una volta arrivati in cima al Monte Vermenone, a quel punto sarà tutta in discesa. Come avete visto, ci sono molte strade e molti altri sentieri che si intersecano, perciò potrete decidere di fare un giro anche più impegnativo. Con questo spero che il video vi sia piaciuto e vi sia utile per poter passare una bella giornata in questi bellissimi posti. Alla Fonte del Piscio c'è la possibilità appunto di fare picnic e persino cucinare. Perciò potrete accorpare la vostra escursione a una bella mangiata. Con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!